Bella raga, siamo su KBTV, io sono KBGoku, oggi è venerdì e quindi consueto appuntamento con Call of Duty. Quest'oggi ragazzi abbiamo Call of Duty MV2 e quindi una carica nucleare su MV2. Spero che vi piacerà perché secondo me è molto molto bella. Peccato perché potevo fare praticamente doppia, ma sono stato ucciso la prima volta mentre avevo il supporto, che è la parte precedente che qui ho tagliato. Comunque poi vedrete il risultato, si capisce che potevo fare doppia, ma vabbè, mi hanno ucciso mentre avevo il supporto. Contandole dopo ero col supporto, sarei arrivato tipo a 28-29, ma mi hanno ucciso in mezzo, quindi fa niente, fa niente, fa niente. Comunque, questa è una carica nucleare su richiesta, ovviamente, ormai MV2 gioco solo su richiesta vostra, con l'RPD, con caricatore, non è vero, calcio e FMJ. La richiesta voleva i caricatori aumentati, adesso io chiedo se chi... mi ha fatto questa richiesta, appunto, se gli può andare bene comunque questa classe, perché io ho, anziché i modificati, gli FMJ. Come vedrete poi durante la partita sbloccherò i modificati, non li avevo, non è che non li ho messi, non li avevo proprio, e quindi stavo usandola proprio per sbloccarli, ma mi è venuta la nucleare e quindi chiedo a chi appunto mi ha fatto questa richiesta se gli può andare bene. Adesso sono 38-4 appunto, quindi con la morte in mezzo, infatti quello che vi ho detto, potevo farne due, ma vabbè. La mappa è Terminal, quindi potrebbe sembrare MV3, ma invece no, è MV2, perché tra un po' vedrete che arriverà il bellissimo supporto di KBGoku. Tantissima roba il supporto di KBGoku, perché è un pro player di supporto, è un pro supporto. E questa mappa, se volete un consiglio per farla nucleare, non andare mai oltre dove sono io, il punto ideale, cioè viaggiate, cioè non state mai fermi perché lo spawn non si sa mai, vi frega sicuro, però viaggiate continuamente tra A e C, non andate mai oltre, non andate mai verso B o uscite da, diciamo, la casa A, perché la prima ricompensa vi cadrà in testa sicuro, tra Harrier, Predator, elicotteri e tutto quello che c'è. Secondo, perché non ne vale la pena di uscire, perché fuori si è molto più esposti da tutti i lati ai colpi dei nemici, quindi secondo me non ne vale assolutamente la pena. Vi conviene stare dentro come sto facendo io, e tra l'altro io ho sciacallo, non so perché, ogni volta uccido, non recupero mai i colpi, non li trovo neanche dei miei alleati morti e roba così, ma comunque... qui c'è sto deficiente che non so cosa sta, voleva fare un 360, ma poi lo ribecco, aspettate, tra un po', se non ricordo male, lo ribecco. La partita di settimana scorsa, tra l'altro dovrei farne un po' perché ho solo un'altra nucleare, quindi magari stasera mi metto lì e mi metto a giocare un po' in MV2, vedo se riesco a fare qualche nucleare. Ma comunque, detto ciò, ecco qui il mio supporto. Cosa stavo dicendo? No, vi consiglio di stare qui, basta. Ah, ragazzi, adesso ditemi se non sono un pro player, come mi salvo quando... Adesso tirerò il supporto, vedrete. Mi salvo da solo in una maniera devastante. Loro mi vengono a prendere, come avevano fatto la prima volta. Tra l'altro sono sempre sfigato. Quando io tiro il supporto sono tutti dentro. C'è tutti. C'è qualcuno dentro che mi sta già venendo a prendere. Infatti vedetelo. Guardatelo lì, quello lì a sinistra, che adesso sta facendo il giro dietro di me. Guardate come io adesso mi salvo da solo, ragazzi. Ditemi se non sono un pro player. Guardate. Pom, sta arrivando a prendermi. Lo killo quando esce dalla porticina, e non mi sono suicidato. La prima volta avevo quasi rischiato di suicidarmi e mi aveva ucciso lui, mentre stavolta tac, colpo di proprio tattico in faccia e lo uccido. Fighissimo, ragazzi, non sono morto, veramente mi sono esaltato. Quando ho fatto quel colpo c'avevo mazzo su Skype e veramente mi stavo esaltando perché mi ero salvato, se no scleravo, perché nella stessa partita morire due volte al supporto per così poco, stavo veramente per sclerare. Invece mi è andata bene. Ecco qua la carica. Cioè, mi è andata bene. Sono stato bravo a uccidere quello lì. Poi mi hanno ucciso, però come vedete, perché non riuscivo più a sparare là dentro, ma fa niente. E comunque la carica nucleare alla fine l'ho presa. Quindi era quello che mi interessava, era prendere la carica nucleare, e ci sono riuscito perfettamente. Come al solito io vi invito a farmi sempre mille richieste. Questa è la richiesta numero 12, cioè non le sto facendo in ordine, però è per chi interessasse, questa era la 12ª richiesta di nucleari. Ne avrò già portate un po'.
Ah, il problema al PVR si è risolto da solo, non so perché, ma si è risolto, quindi sono contento, riesco di nuovo a caricare i video tranquillamente. È stato solo un problema, diciamo, di 2 giorni, quindi l'ho detto, infatti forse in solo 2 video, perché appunto poi si è risolto. Qui ho fatto un quickscope e qui ho ucciso un altro con questo intervention rubato da terra, poi ovviamente adesso morirò perché stavo caricando, ho failato, poi lui tira fuori la pistola, ma vabbè. Comunque, detto tutto ciò, quello che volevo dirvi, appunto, ve l'ho detto. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Continuate, come vi ho detto, a farmi mille e mille richieste. Io pian piano ve le porto tutte a settimane alternate. Se riesco, vi porto il video, qualche video bonus. Però non so cosa riesco a fare adesso. Vediamo quanto tempo ho. Se no, in ogni caso, comunque, io tutti i venerdì vi porterò Call of Duty alternando mob e nucleari. Quindi direi che per oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo domani e con i prossimi video. Bella!